grazie Pina, ma grazie a tutti voi, grazie di questa accoglienza, grazie dell'impegno che ci stiamo mettendo in queste ore. Vorrei che questo applauso fosse per tutti i candidati, rifacciamolo con massima forza per i nostri candidati e le nostre candidate. Sono loro e saranno loro nei prossimi giorni, negli ultimi giorni, le gambe, le mani che stringeranno mani, la bocca che cercherà di dire e di convincere, gli occhi soprattutto. Guardate, un candidato lo si capisce dagli occhi, lo si guarda negli occhi e uno capisce: mi posso fidare o non mi posso fidare, che è il motivo per il quale la vera campagna elettorale, quella che comincia adesso, che è quella nel rapporto con le persone, una a una. Non fermatevi e non fidatevi di coloro che la campagna elettorale pensano di averla fatta perché hanno fatto un post che gli è uscito bene su un social media. Guardate che è facile fare un post uscito bene su un social media. Ne piovono talmente tanti in questi giorni addosso a ognuno di noi. Uno li guarda e dice: questo è bello, questo è meno bello, ma non è su un post che tu sceglierai chi votare il 25 settembre. Il 25 settembre si sceglie chi votare guardando le persone negli occhi. È soltanto guardando una persona, un candidato negli occhi, una candidata negli occhi, che tu capisci: mi posso fidare o non mi posso fidare. E come ha detto molto bene Stefano adesso, qui entra in campo la forza di un grande partito di popolo come il nostro. Ecco perché io vi chiedo in questo momento un attimo di attenzione un po' particolare. Noi qui, se siamo qui, tendenzialmente un'idea su come votare il 25 settembre, diciamo che ce l'abbiamo, almeno Stefano ha detto: mi conoscete tutti, uno per uno, vuol dire che a occhio e croce siamo qui perché siamo convintamente da questa parte. Io vorrei che fossimo tutti convinti della seguente cosa. Adesso usciremo, arrivando, io ho visto la scena più bella di tutte che uno possa vedere, cioè ho visto tutte le scuole che uscivano, tutti i genitori, i nonni che andavano a prendere i loro figli a scuola, che li facevano salire sull'automobile, li portavano via o sulla bicicletta. Uscendo di qui incontreremo tante persone. E riflettete su questo punto. Tutti i sondaggi stanno dicendo, tutti, che gli indecisi nel nostro paese sono arrivati alla soglia assolutamente unica tra il 40 e il 45%, tra astenuti e indecisi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando voi uscirete per strada adesso, dopo questo incontro, e incontrerete due persone, una delle due non ha ancora deciso cosa votare. L'altra ha deciso, ma una delle due è incerta se andare a votare, chi votare, oppure lasciar perdere. Una su due. La partita si gioca fuori di qui, non si gioca qui. Qui, quando noi usciremo, io vi chiedo, non pensate: la manifestazione è riuscita bene, abbiamo fatto la nostra campagna elettorale. Perché i voti non saranno se la nostra manifestazione di qui adesso è riuscita bene o male. E intanto noi il 25 settembre ci siamo tutti. Il successo il 25 settembre sarà se ognuno di noi, uscendo di qui, è convinto di incontrare quelle due persone e a quella che non ha ancora deciso cosa votare, di andare lì e di usare le parole giuste per convincerla, di guardarla negli occhi e di dirgli: ti puoi fidare di noi, e di dirgli anche una cosa che è molto importante, perché magari quella persona gli dirà: Partito Democratico, però ne avete fatti di errori nel passato, io voglio votare una cosa completamente nuova. E noi dobbiamo essere in grado a quella persona di dirgli: guarda, che il voto non è un qualche cosa che si gioca solamente sull'invenzione di qualche slogan per il futuro. Il voto è la persona che hai davanti, il candidato che hai davanti, la comunità politica che ti proponiamo, è legata anche e soprattutto a questo lavoro comune di essere una comunità. E una comunità vuol dire che a noi sanno dopo che ci saremo sempre
e comunque non saremo come quei partiti personali che nascono attorno a una persona. Quella persona mi sta simpatico, non mi sta simpatico, sì, mi sta simpatico, lo voto, ma dopo, dopo cosa succede? Chi c'è dopo? C'è un campanello, c'è una mail, c'è un numero di telefono, c'è qualcuno che mi risponderà, c'è qualcuno che mi dirà qualcosa quando ho un problema. La differenza di fondo è questa: un grande partito che sì, in passato ha anche fatto degli errori, ma una grande comunità di popolo che è talmente forte e convinta della nostro essere comunità che, guardate, fa la cosa migliore di tutti. Non ha bisogno nemmeno di mettere nel simbolo il nome del proprio capo, mette Partito Democratico, mette Italia Democratica e Progressista, perché sa che quello che conta sono i nostri valori, non sono il capo di turno. Guardate dall'altra parte, prendete i simboli che ci sono dall'altra parte, sono tutti simboli in cui è enorme il nome del capo: Meloni, Salvini, Berlusconi, non solo di là per la verità. E guardate la nostra forza, la nostra comunità racconta una politica che ci sarà dopo anche per questo motivo, perché non è legata semplicemente agli umori di un capo che oggi c'è, domani non c'è, no, è legata al fatto che, e fatemi salutare Carlo innanzitutto, ma con Carlo tutti i nostri sindaci, i nostri amministratori, i nostri straordinari amministratori, perché sono loro che raccontano chi siamo, sono loro che raccontano un'attenzione al territorio, ai problemi della vita, della quotidianità, del giorno per giorno. Io lo dico a tutti quelli che oggi ci guarderanno e che noi dobbiamo incontrare, cerchiamo di raccontarla bene questa cosa, li dobbiamo guardare, ci devono guardare e si devono fidare di noi, soprattutto si devono fidare del fatto che noi raccontiamo un'idea d'Italia, l'Italia del 2027, che è l'Italia dei prossimi 5 anni, perché guardate che la questione chiave non è quella di raccontare un'idea per la quale io domattina ti do questo, tu votami e io domattina ti do questo. L'idea di fondo è quale sarà l'Italia del 2027, perché questi 5 anni l'Italia la cambieranno profondamente per un motivo molto semplice. Non fidatevi di chi vi dice in questi giorni, perché alcuni la stanno dicendo ad arte questa cosa, ma tanto chiunque vinca nell'arco di poco, tanto ci si rimette tutti insieme, perché nessuno sarà in grado di fare, bisognerà fare una roba tutti insieme come il governo Draghi. Non funzionerà così per un motivo molto semplice: questa legge elettorale è maggioritaria, ma sarà iper maggioritaria per via del taglio del numero dei parlamentari, il che vuol dire che dalle elezioni uscirà un Parlamento in cui chi vincerà avrà una maggioranza molto ampia, e chi vince siamo o noi o il centrodestra, perché gli altri non corrono per vincere, corrono per essere rappresentati in Parlamento, avere un voto di più. C'è chi corre esclusivamente con un obiettivo, quello di andare contro di noi, questo anche persone che stavano attorno a noi e che vedo che parlano esclusivamente di noi, cioè hanno una fissazione per parlare di noi. Noi li ringraziamo di questa attenzione, andiamo avanti, ce ne curiamo il giusto e soprattutto parliamo con gli elettori, ma alla fine è così: o saremo noi o sarà la destra o sarà il centrodestra, e quindi chi governerà, governerà, avrà la possibilità di cambiarlo questo paese. Lo dico anche rispetto alle tante volte che noi abbiamo detto quella proposta l'abbiamo portata avanti ma non ci siamo riusciti. Pensate a una delle cose che a me mi ha fatto vergognare di più della fine di questa legislatura così anticipata, senza concludere. Ci sono due cose che mi hanno fatto molto vergognare in questo ultimo anno. Le Olimpiadi dell'anno scorso è la prima. Voi direte: cosa c'entrano le Olimpiadi? Perché a un certo punto improvvisamente questo paese si è reso conto che grazie a delle persone, a dei ragazzi, a dei giovani che non erano bianchi ariani, vincevamo un sacco di medaglie nell'atletica leggera, improvvisamente. E improvvisamente sono state fatte delle interviste a alcuni di questi ragazzi, e alcuni di questi ragazzi hanno detto: ho cominciato a correre per l'Italia quando ho compiuto 18 anni, perché prima non potevo farlo, e lo dicevano in dialetto stretto, bresciano, livornese, insomma, non c'era nessun dubbio sul fatto che fossero doc.
e improvvisamente abbiamo scoperto che esiste quel tema. E poi il Parlamento è caduto senza che la nostra proposta di ius scholae da introdurre, la nostra proposta di legge sulla cittadinanza fosse approvata. Ecco, noi avremo la possibilità, se vinceremo le elezioni, di dire che quella promessa a quelle tante famiglie italiane e italianissime saremo in grado di mantenerla, e lo ius scholae diventerà legge nella prossima legislatura se noi vinceremo le prossime elezioni. Così come saremmo in grado di fare quella scelta così importante, ne ha parlato Susanna molto bene, guardate, è veramente un onore che noi abbiamo Susanna Camusso nelle nostre liste, che abbia accettato di correre con noi questa fantastica avventura con la sua storia personale, l'impegno del sindacato, l'impegno della rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici, l'impegno per il lavoro, l'impegno per il lavoro al sud, l'impegno per il lavoro per i giovani. Quel contratto di primo impiego, decontribuzione, detassazione per rendere possibile con l'eliminazione dei finti stage che un giovane, una giovane a 20 anni, a 22 anni abbia un lavoro e possa vivere da sola, da solo con quel lavoro retribuito e possa soprattutto pensare al futuro. Susanna l'ha detto molto bene, perché non si fanno figli nel nostro paese? Ma perché avere un figlio, avere una figlia è un atto d'amore ed è un atto di investimento sul futuro. Ma se le condizioni per investire sul futuro non ci sono, è evidente che questo atto generatore di nuova vita diventa impossibile. Noi dobbiamo impegnarci a far sì che il nostro sistema dia lavoro e dia lavoro alle donne e consenta alle donne di non avere mai più l'alternativa avere un figlio o lavorare. E qui dentro c'è l'idea di fondo del nostro progetto sulla scuola. A me ha colpito molto essere fischiato un mese fa in una grande assemblea quando ho parlato di scuola da estendere nel suo obbligo, nella sua gratuità e nella sua universalità. Mi ha colpito molto, ci ho pensato, ma com'è possibile fischiare quando uno dice più scuola? E allora ho detto, forse bisogna ripeterlo ancora di più, perché è così importante l'asilo nido? È così importante la universalità, gratuità e l'estensione dell'obbligo per la scuola d'infanzia dai 3 ai 6 anni? Perché le disuguaglianze iniziano quando nasciamo, con la data di nascita e con il nome dei genitori e soprattutto con il portafoglio dei genitori. E noi sappiamo, lo dicono tutte le ricerche, se tu cominci ad andare a scuola già a 3 anni e fai l'esperienza scolastica tra i 3 e i 6 anni, avrai una marcia in più nella vita. E quell'11% di bambini che nel nostro paese non fanno quell'esperienza tra i 3 e i 6 anni, non la recuperano più. E perché non la fanno quell'esperienza tra i 3 e i 6 anni? Perché vengono da una famiglia che non è in condizione di fargliela fare. E qui il welfare, il sistema pubblico, l'impegno perché tutti i nostri bambini vadano a scuola subito e siano in grado di togliere questa idea delle disuguaglianze che nascono insieme alla nostra data di nascita. Guardate, un tema come questo, insieme alla grande scelta che stiamo facendo sulla scuola, voi sapete che nel nostro programma abbiamo messo con forza l'idea che basta con questo scandalo che il nostro è il paese nel quale gli insegnanti sono pagati peggio che nel resto d'Europa. Noi porteremo alla fine della legislatura lo stipendio dei nostri insegnanti sulla media degli insegnanti del resto d'Europa. È una scelta alla quale crediamo ed è una scelta che pensiamo assolutamente fondamentale, una scelta sulla quale vogliamo soprattutto che tutti insieme facciamo questo passo avanti. E poi ovviamente tutte queste cose passano attraverso forse la cosa più importante che abbiamo scoperto durante la pandemia. Quando abbiamo capito che la fragilità attraversa tutta la nostra società, attraversa le nostre famiglie e ti colpisce quando meno te lo aspetti, e soprattutto quando abbiamo capito che se nasci in un posto che sei lontano dall'ospedale più vicino, che non c'è il medico di famiglia o che in tasca non hai i soldi per
bypassare una lista d'attesa e andare nel privato e pagare centinaia di euro per riuscire ad anticipare quell'esame dal quale può dipendere la tua vita, il nostro non è un paese di persone uguali. Il nostro è un paese nel quale oggi, anno 2022, a seconda della regione dove sei nato hai una differenza, una differente speranza di vita. A seconda della regione dove nasci il tasso di mortalità infantile è diverso. Guardate, è una cosa che uno dice, ma è uno 0, anzi uno 0,000. Ma se poi c'è una cifra alla fine, tra la regione con la mortalità, tasso di mortalità infantile più alto e la regione col tasso di mortalità infantile più basso in Italia, vuol dire che sono dei bambini che invece di vivere muoiono. E la differenza tra la vita e la morte la fa il sistema sanitario nazionale. Noi dobbiamo impegnarci per i prossimi anni a un intervento straordinario di sostegno alla sanità pubblica del nostro paese. Straordinario impegno. Un impegno ad aiutare il rilancio della figura del medico di famiglia, la sanità territoriale, di territorio, l'impegno che stiamo prendendo. E io sono felice che oggi pomeriggio il prossimo incontro che farò la farò a Portici insieme al nostro Ministro della Salute Roberto Speranza, al quale diamo da qui un grandissimo abbraccio, un grande saluto per questa battaglia che stiamo facendo insieme. E allora voglio concludere chiedendovi veramente nei prossimi 4 giorni, 5 giorni, non fermatevi a dire abbiamo fatto una bella manifestazione col nostro segretario nazionale e con i nostri candidati, è uscito anche l'articolo sul giornale Domani. Guardate, non è questo che sposterà i voti, sposteranno i voti i vostri occhi che guardano gli elettori. E se i vostri occhi sono sinceri, di qualcuno che è convinto delle nostre idee, guardate, non c'è sondaggio che tenga, è la convinzione dei vostri occhi che renderà possibile alle persone di credere nell'Italia che noi stiamo per costruire. E se le persone vi dicono ma non ce la farete, preferisco votare chi vince, gli spiegherete, guarda che è successo altre volte nella storia del nostro paese, non ha portato molto bene salire sul carro di chi pensava di e poi no, non è così. Vota per quello in cui credi, sii convinto di quello in cui credi e soprattutto fai la scelta che ti consenta di guardare lungo, lontano e di guardare i tuoi figli pensando che hai fatto la scelta migliore per loro. A me l'altro giorno, lo dico rispetto anche ai ragionamenti belli che ha fatto Pina all'inizio, citando il nostro David Sassoli, pensando all'Europa e facendo un ragionamento molto intenso e molto forte. Io ieri ero a Berlino, ho incontrato il cancelliere tedesco, abbiamo parlato di come nel prossimo Consiglio europeo del 30 settembre riuscire a fare una scelta che abbassi il prezzo dell'energia, tema fondamentale, perché se non si abbassa il prezzo dell'energia, e guardate, abbassare il prezzo dell'energia lo si fa tutti insieme con una scelta forte. Se si pensa di continuare soltanto a fare scostamenti di bilancio, perché la scelta degli scostamenti di bilancio è una scelta che si può fare una volta, non è che la puoi fare sempre, per un motivo molto semplice, lo dico senza entrare troppo nel dettaglio, ma voglio essere su questo preciso e darvi anche gli strumenti per reagire a chi vi dice ma bisogna fare. Per la metà, questa vicenda dei costi dell'energia che sale è frutto di una insopportabile speculazione. Per la metà. Perché questo accade? Per un motivo molto semplice. Che c'è l'accoppiamento tra l'energia prodotta da rinnovabili, che non c'entra nulla con il gas russo e con l'invasione russa dell'Ucraina, perché le rinnovabili vuol dire l'idroelettrico, quindi l'acqua nostra, vuol dire il sole nostro, vuol dire il vento nostro. Si produce a 50 e deve essere venduta a 50, a 60, non di più. Oggi, in queste settimane, è stata venduta a 650. Perché? Perché la regola dice che si deve allineare al prezzo della sorgente di energia più alto in quel momento. E siccome quella più alta è il gas russo, che è arrivato a 650,
si attacca a 650. Ma mentre sul gas russo, essendoci tutto il casino che c'è attorno alla vicenda del gas e della guerra, ha un senso che ci sia instabilità e i prezzi che arrivano a quei livelli, poi scendono, poi risalgono, sulla rinnovabile non c'è nessun motivo. Vuol dire che se passa da 50 che costa produrla a 650 che noi la paghiamo, qualcuno si è intascato quei 600 senza fare nulla, e questa cosa è intollerabile, è insopportabile, deve finire. Ed è lì che bisogna intervenire. Ed è il tema di cui ho parlato ieri col cancelliere tedesco, sugli extra profitti e sul fatto che vanno disaccoppiate quelle due forme di energia, in modo tale che quella rinnovabile, che da noi vale ormai quasi il 40% dell'intera produzione, torni a costare 50. Perché citavo gli scostamenti di bilancio? Perché se bisogna risolverlo solamente con gli scostamenti di bilancio, cioè con più debito, noi stiamo chiedendo ai nostri figli di pagare per gli speculatori di oggi, e francamente questa cosa non può funzionare. Noi possiamo una volta intervenire sulle bollette pagate, perché è giusto fare così e perché le imprese non devono essere messe in ginocchio, e chiudere. Ma per la prospettiva è la bolletta che deve scendere, non è lo Stato che deve dare i soldi agli speculatori. Guardate, qui c'è una differenza proprio radicale, e l'idea stessa e la concezione di che cosa riguarda i nostri figli. I nostri figli sono loro i titolari del debito che noi stiamo creando per le nuove generazioni, ed è insopportabile questa cosa. Quindi la vicenda delle bollette va gestita con un intervento oggi per pagare le bollette di oggi, il credito d'imposta che abbiamo proposto, e soprattutto con l'abbassamento delle bollette elettriche attraverso quel disaccoppiamento. Queste sono le scelte che noi dobbiamo mettere in campo in questo momento, con grande forza e determinazione. Dobbiamo farlo perché siamo una grande comunità, siamo una comunità di democratiche e democratici, con una lista con tutti i nostri alleati e tutti coloro che stanno con noi combattendo, ma soprattutto perché dobbiamo guardare in faccia i nostri figli e pensare al futuro. Mi è arrivata una lettera l'altro giorno che mi ha molto colpito, di una signora italiana che è andata a lavorare in Ungheria anni fa, ha sposato un ungherese e ha deciso oggi di tornare in Italia. E hanno deciso di tornare in Italia e mi ha scritto una lettera dicendomi: non c'è stato un momento in cui ci siamo resi conto che l'Ungheria stava cambiando di colpo. Non c'è stato un momento nel quale abbiamo capito che i diritti lì non erano più garantiti. Non c'è stato un momento nel quale abbiamo capito che non era più una democrazia come quelle che conosciamo. È stato un lento scivolamento. E questo lento scivolamento ci ha portato lì per una somma di tante convenienze e connivenze. Tante persone che si sono aggiustate alla nuova situazione e non hanno detto fin qui accetto, oltre no, oltre non si può andare. Quando abbiamo sentito le cose che dice Orban sui diritti delle donne, quando abbiamo sentito le cose che dice Orban sul modo col quale la giustizia in quel paese è amministrato, il modo col quale sono amministrate le attività principali. Io nella mia attività precedente, prima di entrare in politica, lavoravo, avevamo rapporti lì e vedevo come funzionavano le università. Hanno chiuso un'università perché quell'università non andava bene al governo, hanno chiuso un'università in Ungheria perché non andava bene al governo. Ed è evidente che a un certo punto dici è troppo, ma forse lo dici quando è troppo tardi, è troppo. Noi siamo in grado di sapere che il 25 settembre è quel giorno in cui noi possiamo impedire che l'Italia cominci a scivolare, che l'Italia cominci a scivolare verso quell'idea che altri hanno di disfare l'Europa piano piano, lentamente, quell'Europa che i nostri padri fondatori hanno fatto, quell'Europa che oggi ci dà i soldi del PNRR, che loro giustamente dal loro punto di vista vogliono rinegoziare perché non gli piace che l'Europa dia quel tipo di interventi, quei soldi del PNRR che sono la chiave del nostro futuro. Lì dentro c'è tutto, lì dentro ci sono le nuove scuole, i nuovi asili nido, 100.000 aule tecnologicamente avanzate, 4.0. Fatemi concludere su questo esempio. Noi ai nostri figli gli diciamo
di fare un'esperienza quotidiana di salto nel tempo. Perché ai nostri figli li mandiamo la mattina a scuola e entrano dentro scuole che sono esattamente le stesse scuole che abbiamo fatto noi. Sono le scuole del Novecento. E poi quando escono da scuola entrano nel 2000, nel 2022. Hanno tutti gli strumenti tecnologicamente più avanzati e improvvisamente entrano nel 2022, fino alla sera. La mattina si svegliano e ritornano nel Novecento. Dentro il PNRR ci sono i soldi per 100.000 aule 4.0 tecnologicamente avanzate per consentire ai nostri ragazzi di stare nel 2022 sempre, anche la mattina, anche a scuola. Poi nel Novecento facciamoli tornare noi facendoli fare esperienze culturali, ma non facciamoli credere che la scuola è una roba antica, non è una cosa moderna. La scuola deve essere una cosa moderna, che parla loro di futuro, che non parla loro solo del passato. Vedete quanto è importante su questo il tema del PNRR. Ci sono tantissime cose che hanno fondamentale importanza su questi punti e su questi temi. Io vi chiedo di fare veramente di tutto e vi chiedo soprattutto, ricordatevi quello che vi ho detto, il successo nostro non sarà determinato dal successo di questa manifestazione, sarà determinato da quante persone incontrerete uscendo di qui, guardandone negli occhi, le convincerete e farete votare Italia Democratica e Progressista. E allora costruiremo davvero nei prossimi 5 anni quell'Italia Democratica e Progressista che noi sogniamo, che abbiamo scritto nel nostro programma, e questa volta ce la faremo. Grazie! Grazie a tutti! Forza! Mettiamocela tutta adesso in questi giorni! Avanti! Oh, my God.